Argonauti e bentornati sul canale. Bene, oggi parliamo della serie Play Poster pubblicata da Play Press nel 1990. Come vedete, un recupero che ho fatto la scorsa settimana. Sono andato fuori città in una fiera all'aperto, caccia all'affare si chiama, insomma, mercatino, mercato all'aperto. C'era uno stand che vendeva action figure un po' miste, dischi e anche fumetti, e aveva questa bellissima serie completa in condizioni veramente da urlo per quanto riguarda i poster, che cercavo da un bel po' di tempo e l'ho presa ad un prezzaccio. E allora ho pensato di fare un video misto tra recupero e anche descrizione. Parliamo appunto della serie, come vi ho detto, Play Poster. Nel 1990 eravamo nel clou delle pubblicazioni supereroistiche in Italia, perché come ben sappiamo è anche rinominata, diciamo, nel gergo da noi lettori e fan del genere. In quel periodo ci fu proprio l'escalation della Silver Age del fumetto americano in Italia, perché dopo la crisi degli anni 80 gli editori cominciano a riportare in Italia materiale supereroistico, sia Marvel che DC Comics, e anche in piccola parte indipendente. E quindi la Play Press in quel periodo si accaparrò i diritti di varie testate, insieme anche alla Comic Art e alla Star Comics. Ebbene, oltre a pubblicare appunto le testate di Iron Man, di Silver Surfer, Thor, X-Factor e così via, Wolverine eccetera, e anche graphic novels, propose anche delle serie come questa qui, quindi non tanto di che riguardava comunque, diciamo, il mondo del fumetto americano, ma più indirizzata verso la gadgettistica, e appunto parliamo dei poster. Questa serie Play Poster è composta da 4 cartelle di dimensione oversize, come vedete, che contengono al loro interno 2 poster, i cui poster vengono raffigurati all'esterno con questa grafica divisa da una diagonale, per cui in questo primo numero, del costo di 5.000 lire, contiene 2 maxi poster a colori delle dimensioni di 60 cm per 90, che raffigurano appunto storie che in quel periodo la Play Press aveva appunto pubblicato, si accingeva a pubblicare. Parliamo del crossover tra Wolverine, Nick Fury, Scorpion Connection, e anche, se non vado errato, questo dovrebbe essere il Silver Surfer di Moebius. E poi vi faccio vedere queste cartelle e poi andiamo a vedere nello specifico i poster, appunto. Quindi ogni cartella aveva la sua costina con la numerazione e il titolo, anche se qui non si vedono benissimo, anche perché la cartella è fustellata, ma è un normalissimo cartoncino, vedete, bianco all'interno e serigrafato, che viene stampato all'esterno, patinato, che all'interno contiene i 2 poster ripiegati. I poster sono in condizioni veramente ottimali, perché non sono stati neanche nel tempo appesi, aperti, fortunatamente non ci sono segni di bucature di puntine, che di solito si trovano invece sui poster usati, ma il venditore mi ha garantito che questi facciano parte della sua collezione, e quindi lui li stava rivendendoli sul suo banchetto. C'è qualche segno di usura sulla costina, ma parliamo comunque di prodotti pubblicati 33 anni fa ormai. Sulla quarta di copertina troviamo invece le classiche pubblicità delle uscite Play Press, in questo caso le Marvel Cover Collection, che io posseggo sempre e che vi farò vedere in un altro video, casomai, che fanno sempre parte di queste iniziative gadgettistiche, se vogliamo descriverle in questo modo. Il numero 2, sempre 5.000 lire, troviamo Iron Man con questo bellissimo disegno, e gli Excalibur, gruppo di mutanti anglosassoni, e sulla quarta di copertina troviamo sempre pubblicità sempre della Cover Collection, e troviamo Thor. Terza cartelletta, e questa volta abbastanza, diciamo, particolare la cosa, perché come sappiamo i diritti di pubblicazione dell'Uomo Ragno erano stati dati
alla Star Comics, ma qui comunque Prey Press ci pubblica un poster dell'Uomo Ragno e di Elektra di Frank Miller, vedete? Sulla quarta di copertina la Marvel Marvel Cover Collection di Excalibur, sempre. Quarto ed ultimo, ultima cartelletta, troviamo bellissimo disegno di Thor con sempre i mutanti di Excalibur con, mi sembra, forse questi erano gli X-Factor. Eccoli qua. E sulla quarta di copertina troviamo invece le pubblicità della serie completa di Marvel Cover Collection. Quindi queste due iniziative uscirono praticamente in contemporanea in quel periodo. Bene, e adesso vado a mostrarvi cartelletta per cartelletta ogni poster. Cominciamo quindi con la cartella numero 1. E questo è il primo poster. Ve lo mostro, eccolo qui, là, voilà. Guardate che bello. Condizioni veramente perfette, ottimo. Quando l'ho staccato ha fatto stack, quindi era ancora un po' incollato dalla, secondo me, dalla tipografia. Questo non è stato neanche mai aperto, secondo me. Ogni poster in fondo ha le classiche diciture dei diritti e il logo Play Press dell'editore, vedete? Ecco a voi il secondo poster. Voilà! Guardate che bello questo, con questo bellissimo Silver Surfer. Addirittura su questo c'è anche il logo del personaggio. Ci accingiamo adesso ad aprire la seconda cartella. Ecco a voi il primo poster, che è quello di Iron Man, stupendamente disegnato da Moebius. Guardate che bello, stupendo. Guardate, mi verrebbe quasi voglia di appenderli questi poster, o comunque di farli incorniciare, ma li voglio conservare all'interno della cartella. Sarei quasi tentato di prenderne una doppia copia per poterli appendere, perché sono veramente bellissimi. Ecco, vi faccio vedere appunto la stringa con i diritti della casa editrice e poi il logo della stessa sull'altro angolino, vedete? E poi qui abbiamo Excalibur, questa volta invece un poster in orizzontale. Guardate che bello, guardate, parte in flessi, ma è veramente meraviglioso, stupendo, eh? Veramente stupendo. È il momento di mostrarvi la terza cartella. Ed ecco a voi il bellissimo poster del Per me rimarrà sempre e solo Uomo Ragno, anche se oggi come oggi tutti si riempiono la bocca con Spider-Man, ma per me è l'Uomo Ragno. Guardate che bello questo disegno, indovinate di chi è? Disegnato da, ma non poteva essere altro che McFarlane, perché il periodo era quello, 1990-91, questo bellissimo disegno, e alle con il costume chiaramente classico, ma alle spalle abbiamo il costume nero, quello che ricorda appunto l'associazione con il simbionte, quindi con Venom. Guardate che bello questo poster. Ed è il turno adesso del bellissimo poster di Elektra Assassins, del genio Frank Miller, guardate, spettacolare, con i disegni di Sienkiewicz. Io lo pronuncio così, se voi mi dite come si pronuncia, perché io l'ho sempre pronunciato così. C'è anche la firma, addirittura il disegno del 1985, ma guardate quanto è bello. Poi su questa carta patinata così lucida, spettacolare. E per ultima, non perché meno importante, la quarta cartella con questi due bellissimi poster. Ed anche questa volta un poster in orizzontale che ritrae The Mighty Thor, il mitico Thor, che combatte contro questo, non è un'idra perché ha una testa sola, quindi questo lucertolone enorme. Guardate che bello, questa specie di drago, diciamo, eh? Stupendo questo poster, sempre con il logo e della testata. E concludiamo sempre con questo bellissimo poster, sempre orizzontale, dei mutanti, un poster corale che raffigura tutti i mutanti, stupendi mutanti, pubblicati al tempo sulle testate della Prey Press. Guardate che bello questo poster di Arthur Adams, 1988, spettacolare. Bene, cari Argonauti, io spero che questo video sia stato di vostro interesse. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere se al tempo l'avete acquistati, se è un recupero che volete fare. L'ultima curiosità
Io questi qua li ho pagati tutti e quattro 30 euro. Voleva 40, sono riuscito a strapparlo a 30 euro, anche perché ho preso anche delle altre cose, non per me, per un amico. Quindi alla fine sono riuscito a portarlo a casa neanche a 10 euro l'uno, insomma 30. È un ottimo prezzo, anche perché online completa, trovarla completa in queste condizioni è sempre più difficile. E man mano che si andrà avanti nel tempo, secondo me sarà sempre più difficile, per cui si trova sicuramente prezzi che vanno dai 45-50 euro, però vedo che comunque le quotazioni stanno salendo, per cui se li volete recuperare affrettatevi adesso, perché ripeto, più si andrà avanti nel tempo più sarà difficile trovarli completi e in queste condizioni. Grazie per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando mettete un like, commentate di nuovo appunto, iscrivetevi al canale, mettete la spunta sulla campanellina, così ogni volta che io vengo a dirvi qualche sciocchezza, YouTube ve lo segnala subito. Grazie cari Argonauti per avermi seguito di nuovo, ciao e alla prossima!